Simone Bilotta, Maria Assunta Parrone, Selena Iaquinta, Francesco Gencarelli, Maria Cristina Stumpo, Nicole Rende, Lorenza Raspa, Anthony Santopace sono i vincitori del concorso indetto dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria e destinato agli alunni delle seconde e terze classi delle scuole calabresi sulla valorizzazione del patrimonio naturalistico e religioso, passando per il social network più utilizzato, ovvero Facebook, sul quale i ragazzi hanno potuto condividere le loro foto e i loro lavori per una gara a colpi di like. Le scuole che sono state coinvolte per quanto riguarda il turismo naturalistico sono le scuole soprattutto afferenti il territorio dei parchi nazionali, quindi dei tre parchi nazionali e del parco regionale delle Serre. Mentre per quanto riguarda il progetto sul religioso sono invece stati coinvolti come comuni capofila i comuni di Bivongi dell'Alto Ionio Reggino e il comune di Paola nell'Alto Tirreno Cosentino. Rivolgendosi direttamente agli studenti in occasione della cerimonia di premiazione presso la cittadella regionale, il presidente Oliverio ha ribadito l'importanza di valorizzare il patrimonio naturalistico e religioso della regione e di farne un attrattore formidabile dal punto di vista turistico, puntando sulla destagionalizzazione. E dobbiamo puntare molto sulla valorizzazione di questo patrimonio perché è una grande risorsa sulla quale investire per non solo valorizzare questo tesoro di cui dispone la nostra terra, ma puntare alla destagionalizzazione del turismo. Rossella Galati per la CNews 24.